lavorando. Premi al privato, e lei ha parlato anche di poca trasparenza, ma che per caso c'è una cricca della sanità? No, io ho parlato di poca trasparenza soprattutto per quanto riguarda gli atti pubblici, gli atti che vengono assunti non solo in questo caso ma in tantissimi altri casi, delibere di giunta che non vengono pubblicate, nel caso specifico trattando di questo argomento del trasferimento dei 142 posti, un decreto che non è stato pubblicato da giorni e il mio dubbio era che la sanità privata già sapesse di questa autorizzazione, di questo decreto, perché il decreto viene firmato l'11, noi ne veniamo a conoscenza il 20 gennaio, il 4 gennaio il privato chiede l'autorizzazione in senso dell'articolo 4 della legge 32 al Comune di Chieti. Qualcosa in queste date non c'era molto chiaro.